In questo video parleremo dei termovalorizzatori, che cosa sono, a cosa servono, se sono necessari, se ci sono delle alternative. Vi chiedo di guardare il video fino alla fine prima di commentare. Cominciamo subito con il dire che ogni opinione dovrebbe essere basata su studi scientifici, non sul secondo me o io sento che. Ora, un termovalorizzatore è un sottotipo di inceneritore, ossia un dispositivo capace di bruciare la spazzatura, fondamentalmente. Solo che il termovalorizzatore nel farlo produce energia utile da un punto di vista civile, quindi due piccioni con una fava. La domanda però sorge spontanea. Un termovalorizzatore fa bene alla salute? Fa male? E soprattutto, è necessario? Ora, stando a tutte le regolamentazioni, le ricerche e in modo particolare le nuove norme dell'Unione Europea, ci dicono che, secondo tutti gli studi, noi dobbiamo seguire questa piramide per quanto riguarda i rifiuti. Noi dobbiamo cercare il più possibile di seguire i pezzi grossi della piramide e sempre meno quelli piccoli. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare, stando a questi studi, è il riutilizzo, ossia non generare proprio rifiuti. Niente rifiuti, niente problema. Viviamo in una società che è iperconsumistica, che ci spinge a buttare tutto così dobbiamo ricomprare. Ecco, gli scienziati ci dicono che dobbiamo smettere, perché questo, oltre a costarci in termini di acquisto, ci costa anche nel dover trattarli questi rifiuti. Quindi servono una serie di leggi che ho già discusso nel mio video sulla game preservation, ovvero sia rendere reato e perseguire duramente, laddove già non sia così, tutte le forme di obsolescenza programmata, lottare per il right to repair, il diritto a riparare, e obbligare le aziende a prolungare la durata dell'assistenza tecnica ai loro prodotti, donare in beneficenza invece di buttare via, e soprattutto la standardizzazione modulare, in modo che si possa, con componenti sempre uguali, riparare molta più roba. Per questo bene ha fatto l'Europa a obbligare la Apple a usare il superiore USB. Inoltre dobbiamo criticare l'over packaging, cioè questa smania di mettere buste di carta e buste di plastica in ogni cosa, mettere 20 buste in ogni pacco di consegna. Questo è un grande spreco. Dobbiamo insomma produrre cose che durano di più e che si possono riparare più facilmente, così da produrre meno spazzatura. Questo è il primo livello. Il secondo livello riguarda tutta quella spazzatura che comunque produrremo anche dopo aver risolto il primo livello, oppure la spazzatura che abbiamo già. Se proprio produciamo spazzatura, ci dice la scienza, dobbiamo cercare di riciclare, ossia se non possiamo riutilizzare ciò che è stato buttato, dobbiamo almeno recuperare i materiali per riutilizzare quelli per costruire nuovi prodotti. Ciò ci renderebbe più autonomi in termini di risorse e diminuirebbe ancora di più la quantità di spazzatura. Anche di questo ho parlato in un altro video. Noi attualmente possiamo riciclare la plastica, il ferro, l'alluminio, il vetro e infine l'umido, ossia tutto ciò che era organico, che era un essere vivente o comunque nutriente. Quest'ultimo può diventare fertilizzante per coltivazioni o per la riforestazione, per la silvopastura. E anche qui possiamo migliorare molto, non solo perché noi ricicliamo male. È da pochissimo che è stata introdotta in certi comuni la raccolta porta a porta, ma anche perché noi ricicliamo poco rispetto agli altri paesi europei, facendo finire un sacco di buona plastica, buona carta, buon vetro e alluminio nell'indifferenziata. Ci sono alcuni paesi che sono arrivati a percentuali titaniche di riciclaggio e noi dobbiamo arrivare al loro livello. Ma anche quei paesi hanno un minimo di spazzatura non riciclabile. Gli stessi scienziati, tra cui Julia Vogel dell'Agenzia Ambientale Tedesca, ci confermano che, per ora, sembra che continueremo a produrre, anche in condizioni ideali, un minimo di rifiuti non riciclabili, specialmente se non rispettiamo il punto sopra. Cerchiamo di costruire solo roba fatta di cose riciclabili, tanto per cominciare. Ed è qui che arriviamo al penultimo grado della piramide, che è preferibile all'ultimo, ossia il recupero energetico, incenerendo. L'ultimo grado, la cosa da evitare il più possibile, è il deposito, ossia, volgarmente detto, la discarica. La scienza, da questo punto di vista, è chiarissima. La discarica costa, in termini ambientali e di salute, molto più di un inceneritore. Mi rendo conto che può sembrare controintuitivo, ma la scienza è chiara. Una discarica fa molto,
molto più male di quanto possa fare qualsiasi inceneritore. Sebbene sia vero che anche l'inceneritore produce della spazzatura che deve essere depositata, questa è solo una frazione della spazzatura iniziale, ergo diminuisce di molto la spazzatura da depositare, e in tutto questo produce anche energia. E ricordate, non solo che da queste ceneri si può recuperare il materiale riciclabile, ma che è anche più facile recuperare questo materiale riciclabile essendo scomposto. Se un termovalorizzatore emette CO2, una discarica emette metano, che fa molto più male all'ambiente. Questo è anche il motivo per cui nei miei video sull'ambientalismo io non ho parlato di biogas, perché non è un'energia green, è un nuovo combustibile semplicemente ricavato dalla spazzatura e costa pure tantissimo da prelevare. In descrizione, come al solito, trovate tutte le fonti di cui parlo, tra cui uno studio che letteralmente mette discariche e termovalorizzatori uno accanto all'altro e non c'è partita. Non serve che vi ricordi che dobbiamo tra l'altro risolvere la crisi energetica. Ora, attenzione a non scadere nella fallacia opposta. Sì, i termovalorizzatori sono meglio delle discariche e sono sempre da preferire le discariche, ma questo non significa che i termovalorizzatori possano essere considerati una soluzione al problema dei rifiuti. Di nuovo guardiamo la piramide, il riutilizzo e il riciclaggio sono molto più importanti del recupero. E diversi studi dimostrano che mandiamo un sacco di roba che potrebbe essere riutilizzata agli inceneritori. Quindi dobbiamo anzitutto migliorare il riciclaggio. Altra fallacia logica che ho sentito è che gli inceneritori sono privi di impatti sulla salute. Questo è falso, almeno per i vecchi inceneritori. Gli inceneritori anzitutto emettono anidride carbonica, la quale contribuisce all'effetto serra e quindi ai danni di salute sul lungo termine degli esseri umani, già solo per questo. Inoltre ci sono diversi studi che evidenziano che i vecchi inceneritori avevano degli effetti, anche se piccoli, sulla salute umana. Gli studi dimostrano che questi vecchi impianti, infatti, avevano un aumento di rischio di alcuni tumori, ma non di altri. Gli studi confermano che gli inceneritori nuovi, grazie ai loro filtri ad alta tecnologia, producono aria che paradossalmente è più pulita di quella che respirate in città. Gli studi concludono che non esiste alcuna dimostrazione di danni alla salute dagli inceneritori nuovi. Diversi studi affermano che non esiste una differenza tra il vivere accanto ad un impianto moderno acceso o spento. Sebbene sia vero che gli inceneritori moderni siano una cosa nuova e che quindi servirà più tempo per avere delle conferme, al tempo stesso gli studi sono chiari. Anche volendo essere pessimisti, qualsiasi inceneritore è meglio di una discarica. Ricapitoliamolo, qualsiasi. Il discorso non è che gli inceneritori sono perfetti, il discorso è che sono meglio delle discariche. Ma scusa, Morte Bianca, come fa una discarica, che è un posto dove la spazzatura sta lì, ferma, a essere peggio di un termovalorizzatore, dove si creano dei fumi con le polveri sottili? È molto semplice. La spazzatura nelle discariche sembra ferma, ma non lo è. Continuamente viene degradata ed è piena di batteri in azione, e anche in minime esposizioni agli agenti, tutto questo la erodono, creando un pulviscolo estremamente tossico che viene continuamente emesso e che inquina tutto l'ambiente circostante. Invece il termovalorizzatore è dotato di filtri, ovvero sia il fumo prima di uscire viene filtrato in modo che tutte le particelle più pericolose siano intercettate. Quindi ricapitoliamo, sbagliano i pro-termovalorizzatori a dire che bruciare è la soluzione alla spazzatura, bensì bisogna privilegiare il riutilizzo e il riciclaggio, qualcosa di non molto gradito ai liberali, o a dire che i termovalorizzatori producono energia rinnovabile green, non è green perché inquina e non è rinnovabile per definizione, o a dire che l'impatto dei termovalorizzatori è zero, già solo per la CO2 c'è un impatto. Al tempo stesso sbagliano gli anti-termovalorizzatori a dire che i termovalorizzatori sono da chiudere in favore delle discariche o che, almeno per il prossimo futuro, possiamo produrre zero rifiuti o che i termovalorizzatori moderni siano pericolosi. Non v'è evidenza di questo. Devono portare delle prove. Ma esiste una alternativa al termovalorizzatore? La risposta è sì. Esiste ed è il processo di ossicombustione. L'ossicombustione è un fenomeno fisico con cui sostanzialmente si riscalda qualcosa usando l'ossigeno, fino ad ottenere una temperatura molto più alta di un inceneritore. Perché è meglio di un termovalorizzatore? Per 5 motivi. Primo, perché non inquina in nessun modo.
non produce infatti nessun tipo di cenere, di pulviscolo o di particolato. Zero. Anche la CO2 che produce è molto più pura, quindi invece di venire dispersa nell'ambiente, e quindi contribuire all'effetto serra, può essere invece conservata come carbon capture, e possiamo usarla come vogliamo, per esempio in processi industriali, oppure possiamo utilizzarla per processi ambientali. Secondo, perché produce una scoria del tutto inerte, a differenza del termovalorizzatore, ossia un piccolo mattoncino di materiale vetroso, che tra l'altro è riutilizzabile come costruzione. Terzo, perché un termovalorizzatore può ridurre, facciamo, ad un 20% la massa della spazzatura? L'ossicombustione può ridurre un sacco di spazzatura in uno spazio molto piccolo. Quarto, perché gli impianti di ossicombustione sono molto piccoli e facili da costruire. Quinto, perché è una tecnologia matematicamente più efficiente del termovalorizzatore. Il motivo per cui non stiamo costruendo centrali di ossicombustione per la spazzatura a destra e a manca è che è una tecnologia che sta venendo ancora studiata. E quindi bisogna aspettare che gli studi vengano conclusi, soprattutto per capire quanto costeranno su larga scala. Ma pure se costassero di più, per aiutare l'ambiente e ottenere tutti quei vantaggi è una spesa necessaria. E poi bisognerà costruirle quelle centrali, ci vorrà del tempo. E noi fino ad allora, ricordiamo la piramide di poco fa, non possiamo andare avanti a discariche. Però mi sono letto gli studi e sì, possiamo confermare che al momento non ci sono studi che dimostrino un problema effettivo o insolubile per l'ossicombustione. Tutti gli studi dicono che funziona, è che è molto utile e non ci sono effetti collaterali, quindi dobbiamo investire nella ricerca di questa tecnologia e sviluppare il know-how seguendo i tempi della scienza e ovviamente tali centrali devono essere pubbliche e non private, questo dovrebbe essere ovvio. Ergo, io sono a favore dell'ossicombustione sul lungo termine, se le ricerche non cambiano, mentre sul breve termine un termovalorizzatore è sicuramente meglio di una discarica. Sicuramente peggio che riciclare. Nel momento in cui dovessimo avere l'ossicombustione o dovessimo in qualche modo arrivare a zero rifiuti non riciclati, allora i termovalorizzatori sarebbero da chiudere. Fino ad allora, chiuderli significa aumentare il danno ambientale, stando agli studi che ho letto. Questo video vuole dunque essere la mia complicata risposta che mi farà odiare da entrambe le fazioni alla domanda: ti piacciono i termovalorizzatori? La risposta è no, non mi piacciono, ma neanche li dovremmo chiudere. Io mi ritrovo in mezzo a due fuochi di dibattito. Da un lato i pro termovalorizzatori, pronti a negare qualsiasi danno ambientale e che ritengono il termovalorizzatore la soluzione al problema della spazzatura, quando invece è letteralmente la penultima opzione scientificamente. Però è brutto regolamentare il libero mercato, quindi bruciamo tutto. E che, a comando, pretendono di essere super scettici, senza francamente motivo, sull'ossicombustione, ma al tempo stesso arrivano a generalizzare e semplificare sui termovalorizzatori. Al tempo stesso, dall'altro lato, gli anti-termovalorizzatori che ingigantiscono i rischi, ignorano l'analisi costi-benefici, non fanno il paragone con le discariche e ragionano per utopia, almeno per ora, ripeto. Su un ipotetico riciclaggio 100%. I termovalorizzatori ci serviranno finché non riusciamo a risolvere questi due problemi. Questo non perché sono perfetti, ma perché sono meglio dell'alternativa in un'analisi costi-benefici. Se i tuoi rifiuti non riciclabili li vendi a un altro paese, non hai risolto il problema, lo hai solo rimandato. Si ringrazia il process engineer Matteo Viganò per aver revisionato questo video. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.